dell'invito che mi ha fatto Luciano, anche dell'invito che poi lo stesso professore mi ha rivolto di partecipare, ecco, a questo incontro, di provare il mio piccolo ad introdurre questa serata. Non è semplice parlare di questo argomento, io proverò a dire solo una cosa, che ci troviamo di fronte ad un personaggio, Lord Byron, di un grande fascino, che sprigiona un fascino davvero unico nel suo genere, ma molto importante diventa anche il suo rapporto con Sorrento, un rapporto forse indiretto, un rapporto non pienamente voluto, non cercato. Ne avevamo discusso anche prima con il professore, con Lucio, un rapporto con Sorrento che diventa occasione di recupero del Tasso, della figura del Tasso. E quale figura migliore per l'Istituto Tassiano recuperare attraverso anche la voce di Lord Byron, attraverso la sua vita, attraverso quello che fa, recuperare una certa immagine, un'immagine di un Tasso che nel pieno del romanticismo anche lui sprigiona ancora grande fascino. A Sorrento già piaceva a fine Cinquecento, vivo ancora e poi subito dopo la morte diventa un nome tutelare, è amato tantissimo. C'è quasi una guerra, c'è uno scontro a cercare i luoghi che il Tasso aveva calcato. Nell'Ottocento questa ricerca sul Tasso si fa quasi spasmodica. E un po' riecheggia anche nelle pagine di Byron il fascino che ancora sprigiona Tasso. Poi c'entrerà ben poco con questo discorso ed è stata occasione prima di un simpatico di una simpatica chiacchierata col professore. Ma nell'Ottocento litigano per la casa del Tasso, cominciano a litigare sempre di più per la casa del Tasso. Ne è anche testimonianza un opuscoletto di Merlo, di Carlo Merlo, che è anche la sintesi di questo scontro. Per cui io non continuo oltre, non rubo altro tempo e lascio al professore, ecco, tutto lo spazio per parlarci di Lord Byron. Grazie. Ebbene, allora per molti di noi ben ritrovati, grazie a Luciano, ormai infaticabile amico e sollecitatore di incontri sorrentini, alcuni di voi, a cominciare dal nostro presidente di sessione stasera, ho avuto occasione di conoscerli, di incontrarli, erano proprio 2 mesi fa, non di più, intorno a un altro personaggio molto diverso, anche se il tempo e il mondo è sempre quello, che era Gioacchino Mirà. Dopodiché abbiamo parlato di un mio ritorno, Luciano ha insistito, e quindi io con stasera inauguro ufficialmente una mia privatissima vicenda, che è un libro che da tempo devo scrivere su Lord Byron e che fino adesso non aveva ancora trovato nemmeno il tempo di essere immaginato. Però era un appuntamento a cui tenevo molto. Quando ne abbiamo parlato con Luciano, Luciano ha detto: ma allora devi cominciare. Allora vi uso, se mi posso permettere, non come cavie, ma come attenti, per così dire, fruitori di un'anteprima dell'anteprima di un libro che, se tutto va bene, se, come si dice, il Signore ci accompagna, se le forze lo consentiranno, vorrei vedere di far uscire, ma insomma, il più presto possibile, un modo per evitare il problema. Diciamo che l'appuntamento che mi sono dato è quello della morte di Byron 200 anni fa, che sarebbe nella primavera del 2024. Sembra molto lontano, in realtà è molto vicino, soprattutto per chi deve scrivere una biografia, che è un genere che a me piace molto e che deve servire a completare un'opera che io ho già fatto, perché qualcuno di voi sa che ho scritto una biografia di Napoleone, ne ho scritto un'altra più recente del principe di Metternich, e il mio maestro, il professore Galasso, mi spingeva sempre, quando chiacchieravamo, adesso non lo possiamo più fare, mi spingeva sempre a scrivere qualcosa su un inglese. Diceva: Luigi, tu hai fatto un francese mezzo italiano,
come Napoleone, hai fatto Metternich, come vedete il mondo è sempre quello di cui parleremo stasera, il romanticismo, il romantico, adesso devi scrivere di un inglese. Essendo un accanito murattiano, napoleonista, come avete capito, io un inglese non è che proprio mi veniva spontaneo. I suggerimenti che mi venivano dal mio illustre maestro erano Lord Wellington, Pitt il Giovane, tutti i protagonisti di primo piano di quegli anni e poi i veri vincitori di quella guerra con Napoleone, perché Wellington sul campo di battaglia, Pitt con le armi della diplomazia, ma erano quelli che lo avevano realmente fiaccato e piegato. Ma mentre per Metternich avevo immaginato di trovare un buon contraltare per Napoleone, questi personaggi non destavano in me nessuna passione. Ve lo dicevo con chiarezza al professore, no, questa, no, devo trovare una cosa. Finché alla fine gli dissi che l'avevo trovata, che questo trittico, questa trilogia romantica che avevo in testa e che appunto si deve completare, aveva finalmente il suo autore inglese e aveva scelto Lord Byron. Lo sguardo del professore non fu perfettamente entusiasta. Però siccome glielo annunciai un fine anno, gli auguri tra un passaggio d'anno, adesso non so se è proprio un passaggio d'anno, allora gli disse, professore, non si preoccupi, non me lo devi dire subito di sì o di no, io però, naturalmente, da allievo più che fedele, terrò conto di quello che lei mi dice, farò o non farò. Diamoci un anno, tanto io adesso questo glielo dico, ma ci vorranno molti anni prima che io metta veramente in piedi la ricerca che ci vuole, quando si fanno biografie di personaggi così densi, e poi decidiamo. Insomma, passò questo anno, tornammo a parlarne e lui mi diede il suo sì, un sì un po' riluttante, non capiva bene perché io mi volessi occupare, tra tanti uomini di politica, di storia, uomini, ci sono poi Castlereagh, Palmerston, grandi, come dire, facitori della storia inglese, come che mi volessi andare a intricare con un personaggio molto particolare e peraltro un poeta che pone problemi per uno storico un po' particolari. Ma io volevo proprio questo poeta, che muore combattendo per una causa politica, perché muore poi cercando di soccorrere l'indipendenza della Grecia negli anni in cui vuole liberarsi dall'impero ottomano. Insomma, volevo raccontare delle cose che spiegai al professore e il professore si arrese. Da allora sono passati ancora 2 o 3 anni, il professore non c'è, ma c'è questa mia idea che la mia trilogia romantica si deve concludere con una biografia di Lord Byron, perché il romanticismo è una cosa che mi ha sempre molto preso e credo che oggi per la prima volta proverò a raccontare non solo a me stesso, non solo a qualche collega più o meno illustre, ma ad un pubblico che può anche dissentire violentemente, perché il romanticismo e perché dunque Lord Byron. Come vedete, mi affido a voi e voi avete un compito importante. Vedremo poi quello che accadrà nei prossimi anni e questo libro come prenderà forma, anche partendo oggi, prima pietra di una cosa che mi accompagnerà per un po' di tempo. Byron nasce nel 1788, quindi in senso stretto Byron non è uno di quei figli del secolo, come li chiama Victor Hugo, che ne era uno di quelli perché nasce nel 1802 e di cui poi diventa, per così dire, il personaggio di spicco, non Byron, ma uno scrittore francese, conosciuto ma certamente non noto come Byron, che è Musset. Alfred Musset scrive un libro che ebbe una fortuna straordinaria più o meno nel 1820-21, quando Napoleone era ormai sul finire, all'avventura avremo un bicentenario della morte di Napoleone, su cui certamente anche qui dovremo fare una tappa sorrentina, e Musset scrive un libro che si chiama Le confessioni d'un enfant du siècle, di un figlio del secolo. La generazione dei figli del secolo, quindi che prende per così dire a sua bandiera il libro di Musset, è più o meno quella che nasce con i primi dell'Ottocento, cioè la generazione che è troppo giovane per poter combattere le guerre napoleoniche, perché hanno pochi anni, però è già abbastanza grande quando tutto finisce e quindi ha il rimpianto dell'occasione perduta come suo elemento di accompagnamento.
sono giovani che si affacciano alla vita. C'è una pagina molto bella di Musset che lui scrive proprio negli Enfants du siècle e che io ritrovo qui. Ve la leggo proprio perché, per capire come stasera, oltre che una conferenza, siamo per così dire in un piccolo laboratorio di cose che si cominciano a fare. Musset scrive di se stesso, cioè di se stesso bambino e di tutti quelli che sono nati con il secolo, i fanciulli uscirono dai collegi e non vedendo più né sciabole, né corazze, né fanti, né cavalieri, io ho detto erano finite le guerre napoleoniche, chiesero a loro volta dove fossero i loro padri. Ma la risposta fu che la guerra era finita, che Cesare, cioè Napoleone, che Cesare era morto e che i ritratti di Wellington e di Blücher, i due grandi vincitori inglesi e prussiani di Waterloo, erano appesi nelle anticamere dei consolati e delle ambasciate con queste due parole in basso: Salvatoribus mundi, ai salvatori del mondo. Allora, scrive Musset, si sedette su un mondo in rovine una gioventù pensosa. Un mondo in rovine, una gioventù pensosa. Byron non è così giovane come Musset, ma si siede anche lui su un mondo in rovine e vi si siede pensoso. E quindi in qualche modo la differenza viene largamente ripresa invece da una consonanza sentimentale che è quella che, come dire, spiega bene, racconta molto felicemente un altro scrittore francese, anche lui, noto anche lui nel mondo romantico, meno noto naturalmente a noi, che è Charles Nodier. Charles Nodier è uno scrittore che ha scritto di tutto, molti di questi romantici, Byron compresi, sono bulimici nell'assorbire e quindi sono anche bulimici nel restituire, restituiscono generi letterari molto diversi tra di loro, oggetti di narrazione molto diversi tra di loro. Charles Nodier, pensate per esempio, tanto per capirci con nomi più famosi, Walter Scott da una parte, Alexandre Dumas, lo stesso Victor Hugo, li vedete, bulimici come dire, nel mangiarsi il mondo e l'esperienza della vita e bulimici nello scrivere. Victor Hugo è un uomo che scrive di tutto, su tutto e di tutte le sue esperienze, Dumas ci racconta storie le più fantastiche. Nodier, meno noto di loro, e più o meno però ha queste stesse caratteristiche. Noi credo che lo conosciamo soprattutto per una piccola favola che è la fata briciolina, la Fée Omiette, che è il racconto appunto di una fata per l'infanzia, un racconto per l'infanzia che in realtà ha anche un valore diverso e che in parte ispira anche in qualche modo poi Tchaikovsky per le sue opere. Nodier si trova ad essere quello che appena dopo la morte di Byron, Byron muore appunto nel 1824, qualche anno dopo. Byron è un autore di enorme successo nella sua epoca, in Inghilterra che pure lo detestava, in Francia, in Europa tutta quanta. Il byronismo non aspetta che muoia Byron per affermarsi, quindi tutte le sue opere hanno un'enorme diffusione. Vengono stampate in inglese, in francese, in italiano, subito in tedesco anche. Charles Nodier, appena dopo la morte di Byron, decide di curare e di fare una prefazione appunto delle opere complete di Byron. È un buon affare editoriale per le ragioni che vi ho appena detto. E Nodier quindi si trova a raccontare un po' la biografia di Byron. Nodier è nato qualche anno prima di Byron. Quindi anche lui non apparterebbe ai nati con il secolo, ma diciamo, la sua vita l'ha portato a rincorrere la generazione che viene dopo, a sentirsi più vicino a quelli che hanno 10 anni meno di lui, piuttosto che a quelli che ne avevano 10 più di lui. Non è certamente un uomo minimamente toccato, come nemmeno Byron, dai sentimenti del Settecento, dalla ragione, dalla razionalità, nulla di tutto questo. Vive anzi con violenza, come vive Byron, l'opposizione a quel secolo troppo matematico, come dice anche Byron, pensando soprattutto alla moglie, che era una matematica, e questo non aveva certamente giovato alla loro unione. Nodier
per dire, ma lui voleva dirlo anche a se stesso, spiega che Byron si era trovato appunto in un momento di passaggio. Ora, momento di passaggio, momento di transizione, sono espressioni anche molto banali, sono espressioni che spesso noi riserviamo a tutte le epoche, anche noi ci sentiamo di transizione, tutte le epoche, ma quella veramente era un'epoca, e come lo raccontano ieri, lo racconto molto bene, era un'epoca di passaggio. Erano appunto, come dice Musset, un mondo era finito, che non era solo il mondo dell'illuminismo del Settecento, era anche il mondo della rivoluzione, era anche il mondo napoleonico. Quei grandi strattonamenti non erano più possibili. Questo capivano i nati con il secolo e quelli che in qualche modo sentivano nella stessa maniera. Essere giovani nell'età della rivoluzione voleva dire normalmente diventare rivoluzionari. Essere giovani nell'età napoleonica voleva dire combattere guerre, girare il mondo correndo pericoli, rischi, ma anche con l'ebbrezza dei rischi e dei pericoli, la morte sempre accanto, per la rivoluzione l'ideale della libertà, del rinnovamento, sempre accanto. Tutto questo era finito. Intorno c'erano solamente rovine o l'inquietudine, spiegano ieri, di chi deve vivere aspettando un passaggio, aspettando un altro mondo che certamente si va disegnando, perché la rivoluzione non è finita per sempre, non, per così dire, non ha lasciato dei semi. L'età napoleonica stessa ha lasciato dei semi, ma tutti questi sono semi, hanno bisogno di tempo per crescere ed è il tempo delle loro vite. Da lontano si fa presto a dire transizione, quando non è la tua ti importa di meno. Aspetteranno le epoche storiche, hanno bisogno di tempo, ma chi ci sta in mezzo? E quegli uomini e quei giovani ci stavano in mezzo. Beh, quelli che si consumavano nella loro vita nell'attesa, quegli strattonamenti impossibili perché il passato era finito e impossibili perché il futuro era ancora da venire, e appartenevano però alla loro età, alla loro età di ventenni, alla loro età di quasi trentenni, come è il caso di Byron. Dove agitarsi? Dove muovere la loro inquietudine? Questo è il tema che Nodier offre ai lettori francesi presentando in quel volume di opere complete che esce appena dopo la morte di Byron, la figura di Byron. Perché Byron era stato un uomo che si era molto agitato, quasi, come dire, lui amava molto gli animali, si dice che, non si dice sicuramente, a un certo punto si presenta con un orso alla Camera dei Lord, viveva con dei cavalli che cavalcava all'impazzata, ecco, era in qualche modo un leone in gabbia, era qualcuno che sapeva che ciò che aveva alle spalle non si sarebbe mai più potuto verificare e ciò che sarebbe accaduto si sarebbe svolto in tempi che probabilmente lui non avrebbe visto. Per questo cercava di accorciarli, per questo poi si occupa, lo diremo rapidamente, ma sono passi importanti, si occupa del Risorgimento italiano, si occupa dei moti rivoluzionari di Napoli nel 1820, li finanzia, partecipa, congiura con i carbonari con i quali entra in contatto. Per questo poi viene attratto dalla richiesta di aiuto che fanno i patrioti greci e si ritrova a Missolungi, dove morirà poi per una febbre reumatica, forse una malaria mal curata. Perché queste erano le piccole occasioni per agitare la gabbia. In questo gli italiani, una volta avevo scritto un libro che comparava proprio l'idea di eroismo tra francesi e italiani in quell'epoca, gli italiani sono tra virgolette più fortunati, perché per gli italiani tutto questo tempo di attraversamento, questo passaggio, questo deserto, diciamo, di cui raccontano Die, tra un mondo e un tempo e un altro, si è fatto provando a costruire l'unità italiana. Quindi un giovane italiano degli anni 20, un giovane italiano degli anni 30, se si doveva chiedere come riesco a sottrarmi al fato della mia generazione, trovava immediatamente una risposta. Ed ecco per questo che un paio di generazioni di italiani diventano appunto immediatamente patrioti, ed ecco perché Byron, in questo agitarsi tra le gabbie chiuse della sua Inghilterra, della Francia, dell'Europa tutta,
trova nell'Italia e nella Grecia, paesi mediterranei non a caso, uno spiraglio per far qualcosa. Tutto intorno, diceva Nodier, lo dice Byron spesso, altrimenti erano rovine. Rovine è una bellissima espressione, perché dà il sentimento di un mondo che ti è crollato o che è crollato prima di te intorno. Muoversi tra le rovine, si sedettero su un mondo in rovine dei giovani pensosi. Le rovine sono quelle che attirano Byron a Venezia, che attirano naturalmente tanti viaggiatori in Italia. Per Byron, più che per altri, lo diremo tra un minuto, queste rovine sono rovine del sentimento, non sono solo le rovine materiali delle grandezze antiche. Le due cose però si incrociano. È vero che noi sui libri di scuola tutto questo lo chiamiamo restaurazione, no? L'epoca è l'epoca della restaurazione, perché dall'idea però la nascondi al tempo stesso di che cosa sono questi anni. Restaurazione dall'idea che si rimettono in piedi delle cose, quindi ci nasconde l'idea delle rovine e ci fa vedere solo che si sono costruiti gli edifici, come se le cose si fossero messe a posto. Non è così. La restaurazione è la consapevolezza anche nei restauratori che il mondo era andato in rovina. Anzi, una delle mie biografie sul principe di Metternich era convinto di essere nato, ma questo tutti siamo convinti di essere nati, ma anche lui, di essere nato o troppo presto o troppo tardi. Anche lui pensava che se fosse nato molto presto avrebbe vissuto ancora l'Europa del Settecento, l'Europa dell'Antico Regime, quella alla quale lui si sentiva molto vicino venendo da una famiglia di aristocratici e conservatori del mondo tedesco. Molto tardi, o troppo presto, perché immaginava, forse anche Byron, non lo so, Byron però non lo dice mai con tanta chiarezza, di essere un uomo che si sarebbe trovato bene nel XX secolo. Cioè, quando tutta questa costruzione, dice lui, di edifici, lo dice in francese perché lui scriveva più volentieri in francese che in tedesco, vermoulu, cioè rosi dai vermi, questi edifici appunto, diciamo più semplicemente, in rovine, che lui da grande restauratore è costretto a rimettere in piedi e che lui sa che è una fatica, diremmo noi di Sisifo, è una fatica sprecata. Tu il massimo che puoi fare come orizzonte della tua vita, questo si dà a Metternich, che non era un figlio del secolo ma era toccato da queste stesse, come dire, interrogativi, ed era di rimettere a posto delle rovine che erano cadute, sapendo che nel migliore dei casi non avrebbe visto che altro che edifici rabberciati, mal sistemati, rimessi in piedi, ma vistosamente edifici che non avevano né la bellezza di quando erano stati costruiti, né la bellezza di quelli che verranno costruiti ex novo dalle generazioni che né Byron né Metternich immaginavano di vedere. Quindi rovine è la parola chiave di questo mondo ed è la parola che in qualche modo ci aiuta a capire l'universo, per così dire, non solamente quello materiale, grande viaggiatore di rovine, visto che viaggia tutto il Mediterraneo e poi soggiorna così a lungo in Italia, Byron, ma certamente un grande viaggiatore di rovine del sentimento. Tutto questo nasce peraltro da un'infanzia estremamente contraddittoria. Contraddittoria per le origini di Byron, che ha dietro di sé un paio di generazioni di genitori al limite dello squilibrio mentale, generazioni, entrambe famiglie illustri, i Byron sono considerate nella versione poi corrotta di Byron, tra le più antiche famiglie inglesi, vengono con i Sassoni alle origini della conquista dell'Inghilterra. La madre, al contrario, non di grandissima nobiltà, ma per qualche verso imparentata invece con la linea reale scozzese. Insomma, una famiglia decaduta sicuramente, dal punto di vista economico enormemente decaduta, quindi diciamo difficoltà finanziarie di ogni genere,
con delle biografie diciamo discutibili, e per di più Byron nasce bello, non c'è ritratto che non lo mostri come un uomo sicuramente affascinante, afflitto da una tendenza all'ingrassamento che diventa per lui una specie di come dire, di ossessione. Gran parte delle sue lettere parlano, misurano per così dire le sue tecniche di dimagrimento e i risultati delle sue, non sempre buoni, di queste sue cure dimagranti. Lui si vuole conservare asciutto, questa cura del fisico è quasi ossessiva in Byron, e si accompagna peraltro ad una lesione del tendine di Achille originaria al momento della nascita, che fa sì che lui avrà sempre una infermità evidente e leggermente zoppo, come è zoppo un altro famoso protagonista di quegli anni, il principe di Talleyrand. E questa sua zoppia la considera una doppia menomazione. Una menomazione della sua idea di bellezza, che è fortissima, intanto come bellezza del proprio fisico, e poi come bellezza naturalmente, condizione per così dire, dell'universo, e dall'altra anche una difficoltà a potersi affermare in quella società dalla quale quindi vuoi poteva essere incluso. Ripeto, le origini della famiglia Byron erano illustri, poteva essere incluso perché la sua formazione, per quanto accidentata date le condizioni economiche, si svolge in eccellenti luoghi di formazione inglesi, dove lui brilla peraltro anche oltre che per una immediata irrequietudine di carattere, anche per una capacità di apprendimento totale, ma dalla quale egli praticamente si autoesclude quasi da subito. Solo in parte la Scozia può essere lo sfondo della sua origine inglese, perché la Scozia ha dei suoi paesaggi, delle sue malinconie, delle sue, come dire, dei suoi angoli che possono rassomigliare. Altrimenti il giovanissimo Byron, fino al momento nel cui nel 1809, quindi ha già una ventina d'anni, 21 anni, entra nella maggiore età, entra in possesso del titolo, muore il prozio che era il quinto Lord Byron, diventa il sesto Lord di Byron, ottiene una eredità non strepitosa che non lo metterà mai al riparo da questioni finanziarie, altra ossessione insieme alla cura del corpo che troviamo nelle sue corrispondenze, ma comunque tale da poter vivere più che dignitosamente, e soprattutto gli offre, diciamo, gli dà il diritto a sedere alla Camera dei Lord. Quindi a 21 anni il giovane Byron entra nella Camera dei Lord e ci entra nella maniera più fragorosa possibile, nella maniera più urticante possibile, facendosi immediatamente, per così dire, mal amare da quel mondo della nobiltà, dei pari inglesi, che già in questo giovane, che certamente veniva da un'antica famiglia, ma una famiglia che non si era conservata tale nel corso del tempo e che forse avrebbe dovuto fare di tutto per farsi accettare, invece egli fa di tutto per farsi rifiutare. Siamo in anni, tra l'altro, di piena formazione della Inghilterra industriale, l'Inghilterra borghese, l'Inghilterra per bene, quindi esattamente il contrario di quello che è l'agenda del giovane Lord Byron. Uno dei suoi primi pochi discorsi alla Camera dei Lord sarà una violentissima accusa della classe dirigente inglese, una difesa del luddismo. Il luddismo è quel movimento che distrugge le macchine perché la rivoluzione industriale crea disoccupazione, e quindi un certo John Ludd capeggia una rivolta popolare, date le misere condizioni effettivamente della gente che veniva espulsa dal ciclo produttivo, questioni che vagamente ricordano anche oggi le innovazioni tecnologiche troppo rapide e troppo radicali, che mentre creano futuri benesseri immediatamente però generano disoccupazioni, perché si perdono i mestieri di una volta, la necessità di avere gli occupati che noi stessi sappiamo si occupavano in mestieri che non esistono più al giorno d'oggi. Così accade nei primi anni dell'Ottocento, l'Inghilterra è la capofila di tutto questo, e Byron prende le difese
di questa popolazione affamata dalla industrializzazione e non è certamente un discorso che piace ai suoi della Camera che lo accolgono nel 1809. Dopodiché parte per il suo viaggio di formazione nel 1810 insieme al fiorfiore del movimento liberale inglese, in particolare a quello che rimarrà un suo carissimo amico che è John Hobhouse, parte per un viaggio di formazione che è tutt'altro da quelli che noi conosciamo. I viaggi di formazione diventano, come voi sapete, in quegli anni, lo erano stati già un po' nel Settecento, appunto dei viaggi di formazione. Goethe li aveva resi celebri appunto nel viaggio di formazione del giovane Werther. Qui invece era la buona aristocrazia inglese e anche la buona borghesia inglese che consideravano obbligatorio un lungo soggiorno nell'Europa. Gli inglesi hanno sempre chiamato l'Europa quella cosa che sta dall'altra parte della Manica, anche quando sono diventati partner dell'Unione Europea non hanno smesso di chiamarla Europa. Quindi un viaggio in Europa, particolarmente un viaggio in Francia, ma soprattutto in Italia, perché in Italia la buona borghesia e la buona aristocrazia inglese formava i suoi giovani, i suoi rampolli, a contatto con l'antichità classica, con le memorie, diciamo, di quella che l'Inghilterra di allora, che costruiva un impero, considerava il suo grande antecedente storico, cioè Roma e l'impero di Roma. Byron invece fa un viaggio completamente diverso. L'itinerario che fa Byron tra il 1810 e il 1811 non tocca praticamente l'Italia, dove poi invece soggiornerà praticamente per una lunghissima parte della sua vita. Comincia dal Portogallo, attraversa la Spagna, dalla Spagna ci si imbarca, passando per Malta, si arriva in Grecia, in Serbia, Costantinopoli, insomma l'Oriente, e si ritorna nel 1811 in Inghilterra con un viaggio di formazione che gli racconta di quello che avrebbe dovuto essere, come tanti viaggi di bravi inglesi che ritornano a casa e che ci hanno restituito puntuali resoconti della loro esperienza nelle città italiane, nelle città talvolta anche della Spagna, dell'Oriente, ma insomma racconti di ciò che si è visto, di ciò che si è appreso, delle, sì in parte anche, ma solo in parte, delle emozioni che si sono avvertite, insomma un viaggio che documenta, per così dire, quanto la formazione e i soldi spesi dalle loro famiglie per questa formazione sia andata a buon fine. E invece Byron si è inventato con i suoi amici liberali un viaggio completamente diverso, un viaggio mediterraneo, pienamente, spettacolarmente mediterraneo, un viaggio dentro il quale il cuore è la Grecia, è Atene, il cuore è anche quel mondo slavo che lui incontra di questo impero ottomano che va ancora da Costantinopoli fino alla Serbia e di cui lui scrive. Scrive soprattutto il suo resoconto di viaggio che però, ed è il suo primo capolavoro, quello che gli dà una notorietà immensa nella gioventù inglese e anche fuori dall'Inghilterra, che è il Childe Harold's Pilgrimage, i primi due canti, poi il terzo lo scrive dopo un primo passaggio in Italia e il quarto soprattutto nel suo soggiorno italiano, per cui il quarto canto è quello dedicato veramente all'Italia, perché appunto nei primi due lui non c'è stato, e il pellegrinaggio del giovane Harold, come qualcheduno intitola, non esatto. Child, come noi sappiamo, diventa giovane, bambino, nell'inglese moderno e contemporaneo, ma in origine la parola child, soprattutto scritta con una E conclusiva, indica invece qualcosa come un cavaliere, un hidalgo forse, un infante alla maniera spagnola, cioè un giovane di origini nobiliari nel mondo medievale. È un termine medievale di origine forse scozzese più che prevalentemente inglese, e lui lo usa apposta. Lo usa apposta perché lui nella prefazione a questi primi due libri dice: io voglio scrivere un romance, voglio scrivere quello che poi noi chiamiamo un romanzo.
genere dei romantici è il romanzo. Il primo romance è il Child Harold, che è, come lui vuole che sia, un racconto in forma di ballata. Il romanzo romantico è, dopo diventa altre cose, nella versione inglese, nella versione francese, la versione inglese però si conserva più a lungo, per quello che Byron lo annuncia nel 1811-12, un romanzo in forma di ballata, cioè è in versi, quindi, però non sono versi necessariamente rimati, adesso è un po' complicato, ha il ritmo della ballata, come avrebbe usato un bardo, un menestrello, sono gli anni del mito di Ossian, fine Settecento, questo presunto bardo scozzese, però è il racconto di sé. Beh, sì, certo. Però non è il racconto di sé, perché lui non lo fa in prima persona, è il racconto di Harold e del suo pellegrinaggio. Anche questo, parola scelta intenzionalmente, come lui spiega, come tutti capiscono allora. È un pellegrinaggio, non è un viaggio di formazione, non è il Bildungsroman come l'aveva scritto Goethe, non sono i viaggi di formazione come la scriveranno, ripeto, tanti altri. È un pellegrinaggio, sono le rovine, sono i luoghi della memoria che il pellegrino va a visitare, come se fosse un devoto riconoscere le sorgenti della propria esistenza, le matrici del proprio sentimento, i mondi che non sono mondi sacri assolutamente, sono sacri per chi li vuole rendere sacri, perché diventano in qualche modo Atene. Se voi leggete quelle 3-4 stanze, perché sono più, ripeto, un componimento poetico, sia pure romance, che un vero e proprio componimento in prosa, Atene risuona, perché risuona dentro l'animo di Byron, l'incontro con quello che lui via via viene scoprendo come il luogo della propria origine. Un uomo che in quegli stessi anni aveva faticosamente lavorato su chi era, biograficamente, chi erano, come chiede anche lui sé, chi sono i nostri padri. Byron l'aveva chiesto alla propria famiglia ed aveva ritrovato genealogie di uomini incerti e di madri ancora più complicate. Lo aveva chiesto alla sua patria e vi aveva trovato una difficoltà di colloquio che aveva reso peraltro evidente nei suoi primi gesti pubblici. Interroga gli spazi, i luoghi che egli attraversa, che sono lui totalmente sconosciuti, dalla costa del Portogallo fino a Costantinopoli, per ritrovare i propri padri, o se preferite le proprie madri, di chi sono figlio. E per questo che in qualche modo qualcuno dice il Child Harold non è un racconto di viaggio, è una guida emozionale. Voi non lo potete prendere in nessun resoconto di viaggio, come saranno poi il terzo e il quarto libro del Child Harold, come sarà tutto il suo rapporto con l'Italia. Ci verremo tra poco, perché Sorrento giustamente ambisce ad avere un piccolo lembo, è stato detto, di incontro con Byron. Noi non li possiamo leggere come leggiamo la letteratura di viaggio, tant'è vero che è anche difficile trovare Byron nelle antologie di letteratura di viaggio. Vi pregherei di vedere le più famose. Beh, alcune, quelle proprio di questi luoghi, le dobbiamo a un grande conosciuto, un uomo di grandi qualità come Benito Iezzi, che ne ha scritto tanto, i lavori di Mozzillo, ma anche altre. Byron non è un viaggiatore perché non oggettiva praticamente nulla. Voi non sapete nulla dei luoghi che attraversa Byron, come sono fatti, come un monumento, sì, naturalmente appartengono al dizionario, al vocabolario di questi racconti, ma servono solamente per raccontare se stesso, per raccontare ciò che si trasforma in te stesso nei luoghi che attraversi. D'altra parte, accanto ai primi due canti del Child Harold, Byron diventa in quegli anni famoso per due o tre, l'Ara, il Giaurro, il Corsaro, due o tre
racconti, romanzi, chiamiamoli un po' come vogliamo, di ambientazione orientale. È l'Oriente quindi che ci restituisce un Mediterraneo esotico, un Mediterraneo, io direi, è detto bene come lo dice Nogier, è una guida emozionale, cioè serve per capire il viaggio che noi stiamo facendo dentro noi stessi, piuttosto che quello che vediamo, cioè chi siamo nella trasformazione che il viaggio ci produce, non che cosa sono quei luoghi sottoposti al nostro sguardo. Spero di essere chiaro, certamente, tanto per ritornare a ciò che mi accadrà, questa è una delle piste fondamentali per cercare di mettere in chiaro un Byron per i nostri tempi. Insomma, gli amori di Byron sono tempestosi, diventano tempestosissimi in Inghilterra, da scandalo probabilmente è in Grecia o forse a Costantinopoli che ha la sua prima esperienza omosessuale, sarà bisessuale dichiaratamente, ostentatamente, rovinosamente per tutto il resto della sua vita fino all'ultima avventura di nuovo in Grecia, ha amori dei più diversi, tra cui in Inghilterra negli anni del ritorno con Augusta che è la sorellastra, quindi si attira anche le accuse di incesto, ma come dire, veramente è la provocazione, di questo si potrebbe parlare tantissimo, ma molto è stato scritto, ve li incasello per così dire per quello che sono e per dirci che lui in Inghilterra riesce, tornato dopo questa peregrinazione, l'enorme successo letterario che ottiene, che naturalmente infastidisce ancora di più l'Inghilterra per bene, l'Inghilterra dei Lord, l'Inghilterra delle nuove industrializzazioni. L'Inghilterra, mi permetto di dire, perché questo è qualcosa che ho ritrovato in altri viaggiatori, in Madame de Stael quando scrive Corinne, in Lamartine quando scrive Graziella, è un mondo, quello dell'Europa industriale, che si sta costruendo. E questo lo dico anche, scusate, mi faccio una cosa che non c'entra niente. La faccio anche pensando a che cosa può diventare l'Italia dei prossimi anni. Voi dite, ma che ci azzecca, come direbbe un nostro antico giudice e senatore. Ci azzecca. Quell'Inghilterra, quella Francia anche, stanno costruendo la civiltà borghese. Parigi e Londra stanno diventando le capitali di una cosa straordinaria, che è l'Europa dell'Ottocento, l'Europa delle locomotive, l'Europa del carbone, l'Europa delle industrie, l'Europa del progresso. Metteteci tutto quello che volete e lo mettiamo dentro. Tutto questo si fa con delle discipline pubbliche estreme. Non si costruisce l'Europa dell'Ottocento se non si disciplina il mondo fino all'antico regime. Era un mondo colorato. Robespierre, scusatemi la divagazione, ma torniamo poi al Byron. Robespierre va alla ghigliottina con un paio di impeccabili pantaloni verdi e Metternich, che era un uomo ancora di antico regime, indossava un simpatico completo azzurrino quando nel 1848 si fa pizzicare dall'imperatore che non riesce a domare i moti di Vienna e quindi si fa cacciare nel giro di mezza giornata. Se voi vedete gli stati generali dipinti, i sei generali sono quell'assemblea di rivoluzioni, vedete che sono tutti coloratissimi, naturalmente i cardinali, naturalmente la grande aristocrazia, pennacchi, strani abiti, e che invece i borghesi, il terzo stato, cominciano a essere tutti vestiti di nero. L'Ottocento non ha più un uomo che si metta dei pantaloni verdi, non ha più un uomo che si metta una marsina come quelle che si usavano nel corso del Settecento. Vestiamo tutti di nero e le donne insieme. Le gonne si allungano, le gonne. Perché la disciplina pubblica per costruire quella cosa enorme che è stata l'Europa borghese aveva bisogno, appunto. Napoleone l'aveva capito disciplinando il matrimonio nel codice civile, insomma, aveva bisogno di disciplina. E quindi era le scuole. Chi studiava, chi non studiava, chi studiava bene, chi studiava male, fino al Settecento. È tutto un mondo strano, diciamo.
Dall'Ottocento cambia tutto e noi siamo in qualche modo figli, a questo punto però siamo figli interrogativi di questo. Però la civiltà borghese, che è una civiltà molto, molto intelligente, aveva anche creato l'antidoto. Ecco che vengo a noi. L'antidoto era il Mediterraneo, era l'Italia, erano i viaggi di educazione. Tu vai e per un anno e mezzo, vedi il mondo diverso, quel mondo di cui però si sa che sono mezzi barbari, mezzi selvaggi, pittoreschi, perché sono figli dei generi dei romani. Quindi voi vedete la Martina che ci racconta con la tarantella, impazzisce per questi popolani che vede a Napoli, che vede a Procida. Corinne, Lord Nelville che accompagna, che si innamora di Corinne, che è un inglese, si innamora di questa italiana focosa, nera, poetessa, ma poi scappa di nuovo in Inghilterra perché questo è un diversivo. Questo è, per così dire, lo spazio altro di un'alterità controllata, che si sa che un giorno forse risorgerà, come vogliono i nostri patrioti che vorrebbero fare come Londra e come Parigi, ma per il momento teniamola così nel pittoresco, perché serve al nostro meccanismo formativo. Noi abbiamo bisogno di, come dire, di lasciare un po' sfiatare questa rigidezza, e lo facciamo nel modo in cui vi ho appena detto. Torno a noi, perché secondo me il rischio che corriamo oggi nelle novità del XXI secolo è di diventare, appunto, come si dice, il parco giochi dell'Europa, il parco giochi del mondo. Cioè ci si dice che il nostro ruolo è quello di accogliere un mondo triste, un mondo nebbioso, un mondo ben sistemato nelle sue rivoluzioni informatiche, in questo caso niente più carbone, niente più acciaio, ma certamente molto disciplinato, che però qui viene a imparare la fantasia, l'immaginazione, si diverte, diventa pittore, se può, ci sta gli anni fino a che non lo richiamano, o la gloria che deve trovare nella propria patria, o più semplicemente i soldi che finiscono. Insomma, allora questa Italia, questo Mediterraneo, questo Oriente sono il luogo che in qualche modo è lo specchio della costruzione dell'Europa. Per alcuni funziona, Lamartine è uno di questi, Graziella è un racconto straordinario su Procida in cui si vede questo sessantenne che racconta una sua avventura di diciottenne e rimpiange quell'amore che ha perduto a 18 anni, che era questa giovane procidana, perché a 60 anni è diventato un eccellente scrittore, è diventato un diplomatico, anzi quando scrive gli è anche capitato di diventare ministro degli esteri della Repubblica Francese del 1848. Ma nel mondo romantico questi rimpianti sono i rimpianti. Il mondo romantico è fatto anche di questo, sono grandi scrittori romantici, ma ai miei occhi, per questo devo scrivere Byron in una certa maniera, perdonatemi se sono entrato, come dire, nella cucina, ma siamo in cucina in questo momento. Byron è invece uno che fa sul serio. Byron non ci sta questo gioco di arrivare a 60 anni, semmai non a 60 kg come era da giovane. Lui era terrorizzato perché aveva una banda estremamente ampia di magrezza pinguedine, andava dai 60 ai 90 kg, per cui quando stava verso i 90 era terrorizzato e scendeva. Allora lui non ci sta a diventare un poeta acclamato in patria e 90 kg dopo e 50 anni dopo. Lui se la vuole giocare tutta nella sua vita e vuole essere quindi lui stesso quella cosa esotica che il mondo borghese sta costruendo oggettivandola fuori. E questa sono, come dire, perdonatemi, come dire, sono i primi fumi e i primi odori che sento uscire dalla cucina, perché di romantici postumi, no, alcuni se la sono giocata, per esempio uno come Alexandre Dumas è un uomo, però già Alexandre Dumas per esempio non aveva i soldi di Byron, quindi doveva sbarcare il lunario, doveva scrivere, e quindi è un'altra storia, lui non aveva bisogno di questo strettamente, un po' sì ma non strettamente. Quindi è un uomo che si dà tutto
alla possibilità di essere romantico, nel momento stesso in cui può essere romantico, non come rimpianto successivo. Questo fa del romanticismo di Byron, allora, per un verso sembra diverso dagli altri perché è poco languoroso, non si lamenta molto, diciamo, fa lamentare Tasso a un certo punto e semmai lo vediamo, ma è molto più attivo, è molto più appunto bulimico di esperienze. Quindi è un romanticismo dell'esistenza vissuta, non dell'esistenza rimpianta perché non vissuta. Tant'è vero che è un romanticismo anche politico, anche perché altri romantici come Mazzini, per esempio, sicuramente, come Santorre di Santa Rosa, per dirne uno poco conosciuto, ma anche lui loro questa cosa la spostano tutta sulla politica. Byron no, perché è un grande poeta, quindi costruisce tutto questo attraverso la propria esistenza quotidiana e attraverso la poesia costruita come forma della sua espressione di vita quotidiana. L'Italia di Byron, quindi, perché l'Italia gioca un ruolo fondamentale, è un'Italia che non assolve, che è diversa da quella degli altri e che non assolve a quelle funzioni né del parco giochi, usiamo un'espressione molto dritta, molto brutta, molto così, e nemmeno quello del rimpianto. Byron per un anno regge il matrimonio che ha fatto, da cui nasce una figlia, Ada, però riprende la relazione, già non si ritrova con questa matematica clitennestra, come lui la chiama, che è questa moglie che è effettivamente una matematica, che lo sposa immaginando forse di redimerlo, non lo so, ma certamente dopo un anno non regge più, tanto più perché lui riprende la relazione, virgolette, incestuosa con la sorellastra Augusta, e quindi lì, dopo un anno, lo scandalo è enorme, se ne va in Italia. Qual è l'Italia di Byron? E quindi vedremo anche Sorrento e ci avviciniamo poi. Allora, l'Italia di Byron... Dico i luoghi e cerchiamo di capire. L'Italia di Byron è soprattutto, lui fa un viaggio, passa prima dal Reno, arriva a Milano, quindi in Italia non entra da luoghi particolari, entra da Milano, a Milano ha le sue prime amicizie politiche con il mondo liberale, con Falonieri, eccetera, siamo nel 1816, primissima restaurazione, poi va a Venezia. L'Italia di Byron è Venezia. L'Italia di Byron è Pisa, l'Italia di Byron è in qualche modo Genova, il mondo di quello che viene chiamato il Golfo dei Poeti, dove vede affogare, annegare il suo carissimo amico Shelley, ed è Ravenna, che è la città del suo amore più costante e duraturo in Italia, che è Teresa Guiccioli. Ma è Venezia. Venezia, Ravenna, Pisa. Ma D'Annunzio, un secolo dopo, li avrebbe chiamate le città del silenzio. Ferrara, la città di Tasso. Breve apparizione, ma importante per il rapporto con Tasso. È una geografia che facciamo presto a dire che è un po' diversa da quella di tutti gli altri. Può sorprenderci, ma come un uomo così esotico, così è? Byron non ha bisogno dell'esotismo perché lui porta la trasgressione con se stesso. L'Oriente di Venezia gli è più che sufficiente, ne capisce tutte le come dire, le ambiguità, i segreti, le corruzioni nascoste. Una città corruttissima, Venezia. Pisa appunto è un luogo poetico per eccellenza. Perché ci sono i suoi amici inglesi, ricorda la grande stagione di Wordsworth, di Gray, insomma. E poi certo, fa una puntata rapida, come la fa anche Goethe, a Roma, e Roma è Roma, certamente, ne fa una anche un po' più a sud di Roma,
a Sorrento, ma il Mezzogiorno d'Italia non esiste per Baio. Dopo quella grande fiammata di Mediterraneo fatta qualche anno prima, i suoi soggiorni non avranno mai bisogno della solarità mediterranea, almeno non nel senso al quale noi siamo abituati a immaginare e al quale siamo stati abituati ad immaginare da una letteratura di viaggio che non pensa di cominciare a ragionare di Italia se non a partire da Roma, andando verso il sud. Nemmeno Firenze attira particolarmente nell'arte fiorentina. Lui in questo è un po' il figlio del suo tempo, i suoi grandi pittori sono sempre pittori seicenteschi, mai pittori rinascimentali, ma questo appartiene un po' alla stagione di quell'epoca. Napoleone, quando si porta i capolavori che lui ritiene capolavori, che sono capolavori, al Louvre, non sceglie quasi mai, tranne un po' Raffaello, perché Raffaello ha una certa aria così, ma se no i suoi pittori sono tutti pittori seicenteschi, sono Guido Reni, sono Baratta, insomma, poi qui abbiamo un grande intenditore, quindi devo parlare, ma insomma è tutto un mondo che non appartiene ad un altro tipo di emotività. Venezia è la grande città di Byron. Lui si vanterà a un certo punto, amori a profusione, alcuni molto noti, altri meno noti, alcuni fuggitivissimi, tutti intrecciati in questo, anche quando avrà questo grande amore per Teresa Guiccioli, avrà delle contemporaneità lampanti, voglio dire, e non nascoste però. Lui si vanterà a un certo punto perché le sue corrispondenze sono belle, anche perché non è un uomo che piange, non è un uomo melanconico, è un uomo appunto che agisce, quindi racconta che a Venezia sta per andare a Ravenna seguendo questo amore folle che lo ha preso per Teresa Guiccioli, e dice: ma io in fondo non è andata male, ho speso poco, un uomo di conti sempre, 60-90, uomo di conti, ho speso 5.000, ho fatto un conto, ho speso più o meno 5.000 sterline in 2 anni e mezzo, 3 anni erano passati da quando era arrivato, una cifra ridicola. In Inghilterra avrei speso sicuramente il doppio, spesa peraltro per la metà per le donne. Faccio un conto, secondo me ne avrò avute almeno 200. E mi sono costati quindi 2.500 sterline. Perché lui, tranne che con Teresa Guiccioli, che aveva un marito ricchissimo, vecchissimo tra l'altro, lei aveva 19 anni, era la terza moglie di un conte Guiccioli, importante a Ravenna, che era... aveva 57-58 anni quando sposa Teresa ed era già la sua terza moglie. Teresa peraltro era nata nella famiglia Gamba, il cui fratello Pietro è un grande liberale romagnolo ed è il tramite poi per l'associazione di Byron alla carboneria, e quindi per la strada di Teresa Guiccioli quelle prime conoscenze dell'arrivo a Milano diventano una vera e propria presenza di Byron, diciamo, nell'orizzonte del patriottismo italiano, e nel 2021 ci sono delle lettere molto belle e gli appoggi economici molto per la causa della rivoluzione napoletana del 20. Venezia, quando lui racconta Venezia, ha anche un'espressione che poi è diventata famosa. Vado rapido e mi avvio un po' verso la conclusione. Perché a Venezia attribuisce, come al resto dell'Italia, il dono fatale della bellezza. Un'espressione tipicamente byroniana che lui probabilmente riconverge su se stesso. L'Italia è il dono fatale della bellezza, quindi la bellezza è un dono, ma al tempo stesso un dono che rende, diciamo, difficile l'esistenza. E l'Italia ha un'esistenza difficile per via della bellezza. Venezia lo è perché Venezia, abbiamo detto, di rovine, Venezia è qualche cosa che racconta il passare del tempo senza nemmeno che tu ti abbandoni a quelle recriminazioni da foro romano, da Colosseo, qui un tempo, no, perché qui un tempo continuano a viverci. La bellezza di Venezia è che non è una decadenza separata dalla vita quotidiana, come potrebbe accadere per la Roma dei Papi, bellissima,
in parte per Firenze e per l'Italia tutta, no, è una decadenza in vita, che è il fascino peraltro che probabilmente avvertirà anche Thomas Mann alla fine di quel secolo nella morte a Venezia. Il rapporto con Teresa Guiccioli è un rapporto che lo riporta anche verso la politica, passaggio del tasso, politica e finiamo poi in Grecia. L'unica divagazione dal 1816 alla primavera del 16 alla primavera del 19, Byron è a Venezia e la lascia, poi ci ritorna, ma la lascia per seguire Teresa Guiccioli a Ravenna. Da Ravenna poi finirà a Pisa, da Pisa a Spezia e a Genova. Da Genova in Grecia. L'unica divagazione in questa Italia byroniana è il viaggio che lui fa nel 1818 a Roma e andando a Roma passa per Ferrara. Passa per Ferrara perché lui già quando è a Venezia, Venezia è una città tassiana, ovviamente anche qui parlo sotto l'autorità di Luciano, e lui nel quarto canto del Child Harold, cioè nel canto italiano, restituisce a Tasso una presenza notevolissima. Il poeta italiano per Byron è Tasso, non è Dante, che pure era amato nel mondo romantico. Quando lui va a Ferrara dice: ma questi perdono tempo ad onorare, ad omaggiare l'Ariosto, non hanno capito niente, il vero poeta per i ferraresi dovrebbe essere Tasso, ma i ferraresi non capiscono niente e si prendono l'Ariosto. Di Tasso aveva già scritto Goethe qualche anno prima e Tasso è il poeta dei romantici. La riscoperta, tra virgolette, di Tasso è la riscoperta che fa qualche anno dopo Michelet, da storico francese. Insomma, il mondo si innamora di Tasso negli anni romantici e a Tasso lo dedica una breve opera che è appunto il Lamentation of Tasso, Lamento di Tasso, in cui si immagina. Lui va a visitare la cella di Tasso a Ferrara, cerca di recuperare, per così dire, le atmosfere, il mondo di Tasso e scrive dei versi veramente molto belli. Adesso io non mi posso fermare, non me li posso nemmeno citare, ma ci sono due o tre punti in cui questo Tasso, oppresso al tempo stesso dalla mancanza della libertà e dalla mancanza della possibilità di esprimersi, ecco, abbiamo questa vicinanza tra due uomini. Lui poi proverà anche in alcuni momenti, ma qui a imitare la versificazione di Tasso. L'ottava tassiana non è come quella ariostesca, è diversa, la stanza tassiana, e lui cercherà, soprattutto in alcune opere successive al passaggio a Ferrara, a risentire, per così dire, sia pure in lingua inglese, le evocazioni lessicali e sonore di Tasso. Appuntamento tassiano è anche quello di Sorrento, di cui noi sappiamo abbastanza poco. Che ci sia stato in dubbio, i sorrentini lo ricordano, abbiamo dei luoghi. Non appartiene però in qualche modo, insomma, in qualche modo Sorrento non lo dobbiamo immaginare come una tappa da Grand Tour, ma come una tappa del suo privato tour, l'ho appena detto, l'Italia di Byron, che si allunga i suoi confini fino a Sorrento, ripeto, estrema tappa meridionale nel mondo, nella geografia di Byron, lo fa perché è la patria di Tasso, viene chiamato da una carissima amica, ma insomma, qui Sorrento per lui non è il sole, non è il mare, non sono i limoni, che invece avevano colpito Goethe ovviamente, sono i luoghi in cui è nato, in cui in parte è vissuto, in parte anche sofferto, di queste chiusure, di queste, ricordatevi sempre questa idea iniziale che mi è venuta, anche qua, primi arnesi di cucina, primi odori di cucina,
un uomo in gabbia, un uomo a cui la stessa infermità, fisica aumenta la sensazione di essere sempre stretto, ma di non poter rimanere stretto. A Venezia lui diventa celebre per questi quattro cavalli che mantiene sul Lido di Venezia. A un certo punto lui dice: io ho dei bellissimi cavalli, c'è un amico, sarei stupito, perché Venezia non è una città di cavalli, in effetti Venezia è una città di cavalli, ma io li ho voluti, li tengo al Lido e mi faccio delle bellissime cavalcate su quella spiaggia selvaggia del Lido. Ora, chiunque vede il Lido di Venezia sa che in effetti lì è una sabbiosità che arriva poi ai sabbioni, insomma, non c'è solo la parte del Lido, quella che noi conosciamo, quella nostra di Venezia. Ha degli aspetti che devono essere selvaggi, è bellissimo perché è un'intera pineta sulla laguna. Immaginate questo uomo con questi quattro cavalli arabi presi, con una storia tutta quanta anch'essa molto romantica che racconta, e che fa esercizio. Si dice addirittura che abbia attraversato, abbia nuotato nel Golfo di Spezia da una parte all'altra per 8 chilometri, probabilmente nei Dardanelli. L'esercizio fisico era per lui una condizione essenziale, non solo perché doveva lasciare il suo corpo più a 60 che a 90 kg, ma soprattutto perché era l'espressione di una vitalità che sentiva e la cui infermità in qualche modo continuamente gli restituiva la contraddizione. E tutto questo ci riporta, ripeto, a Tasso, cioè che c'entra Tasso, che certamente non è un furioso, per lui diventa, ma mentre l'Orlando Furioso è un furioso scritto, Tasso non scrive di una pazzia, però probabilmente vive la pazzia. Vedete questa differenza, questa attenzione di Byron a non fare mai che il suo verso non sia l'espressione di una condizione che egli ha avvertito in se stesso. Con Tasso lui è d'accordo, non tanto e non solo per la melanconia, perché per carità tutti siamo melanconici, Byron in qualche minuto, ma non direi che la melanconia è la cifra di Byron. Però certamente il disagio, la difficoltà, l'esistenza da escluso o autoescluso, che è una strana condizione, perché lui non avrebbe avuto nessun motivo per farlo. L'ostentazione dei trionfi amorosi che sembrerebbero Casanova, ma se voi vedete le memorie di Casanova non c'entrano niente. Per Byron queste sono avventure dello spirito, sono occasioni semplicemente per mettere alla prova se stesso. L'ultima prova è la battaglia politica. 20-21 e dal 21 poi più intensamente nel mondo genovese, che è un mondo che i Gamba conoscono bene, lui è diventato carbonaro. E qui si apre poi quel ritorno in Grecia, ricordate c'era stato da ragazzo, le pagine su Atene, i versi su Atene sono tra i più belli dei primi canti del Child Harold. Scrive un Don Juan che è un Don Giovanni, ma se voi leggete il Don Juan di Byron e Byron Don Juan, non c'entra niente con Casanova, non c'entra niente con Don Giovanni di Mozart, è un Don Giovanni romantico, se per romanticismo significa quello che abbiamo detto all'inizio, una continua scoperta di se stessi in un continuo mondo. Lo dice anche qui, lo dice molto bene Nodier quando scrive di Byron come eroe moderno. Dice: Byron è un eroe moderno, e questo ci serve per la conclusione, che non è esposto a pericoli reali, ma che ha come proprio avversario la propria inclinazione, i propri pregiudizi, le passioni, gli errori. Byron è quindi in combattimento con se stesso. Byron non è Napoleone, Byron non ha, come dire, una vita di... Sì, poi avrà qualche marito non contento, diciamo, delle disavventure, ma non siamo grandi avversari, né lui li rende tali. Il suo grande combattimento era, come spiega Nodier, con se stesso. I suoi avversari erano i suoi limiti, erano le bellezze e le brutture che vedeva nel proprio carattere, erano le cose che non riusciva a superare e quelle che superava in una maniera sbagliata, gli errori che faceva e le passioni che non aveva ancora vissuto.
la politica in qualche modo diventa l'ultima pagina di questa storia. E questo, per tornare al perché io voglio scrivere un libro su Byron, è perché anche questo è molto romantico. Si dimentica molto spesso che il romanticismo, tanto spero già oggi di aver fatto capire che non serve semplicemente per incontri al chiar di luna, né per le scatole di cioccolatini, è un, come comincia, è una tormenta, è qualcosa di agitato che non ti placa, che non si stempera mai. Il romanticismo è certamente una straordinaria stagione letteraria, in parte anche una stagione artistica, grandi scultori, grandi pittori, forse non è la parte più grande, ma certamente non mancano. Però il romanticismo è soprattutto un ariete politico enorme. Senza 30 anni di cultura romantica, mettendo solamente dal 1815 al 1848, non avremmo avuto un paio di generazioni che in tutta Europa erano pronte a morire per qualche cosa che era, come dice il nostro amico Gilles Peu, costruire delle nazioni. Ora adesso dovrei ricominciare tutta una cosa da storico, ma è facile. Chi combatte in Francia è difficile, ma si combatte per una cosa diversa. In Spagna e si combatte per rovesciare un sovrano. In Italia, inutile dire che cos'è il Risorgimento italiano, tutti romantici, tutti che molto spesso diventano anche scrittori. Silvio Pellico fa lo scrittore, Alessandro Manzoni, che è uno dei più prudenti, dei più cauti, fa lo scrittore. Quale altro mi ricordo? Mazzini, va bene, Mazzini è uno strepitoso scrittore e agitatore politico al tempo stesso. Aleardo Aleardi, quello di Venezia e Pancimanca, insomma. L'elenco potrebbe, Tommaso Grossi, potrebbe essere infinito. Persone che avevano un io lirico, come si dice, e avevano un io politico. E le due cose erano assolutamente identiche. Vivevano in loro stessi. E agiscono. Perché sono loro, sono queste due generazioni che muovono il Risorgimento italiano. Il Risorgimento polacco, sfortunato, ma che già nel 1830-31, pensate a Chopin. Abbiamo parlato della musica, che proprio per questo è una delle grandi, grandi arti del romanticismo. Chopin, quando scrive della caduta di Varsavia, scrive, quando suona la caduta di Varsavia, non è una cosa che è un gesto politico, non è solo un gesto di rimpianto. Appunto, non immaginiamolo lacrimoso il romanticismo. Il romanticismo è una grande categoria politica, che immagina delle comunità di gente libera. Le nazioni non sono i nazionalismi. Per pochi decenni le nazioni sono la culla delle persone libere. Io voglio essere libero e so che per essere libero anche tu devi essere libero. Novità straordinaria. In genere le libertà si facevano a spese degli altri. I romantici vogliono un mondo di uomini e di donne. Talvolta, come Byron, provano a essere essi stessi, liberi, con le donne e con gli uomini. E lo traducono in politica. Quindi il romanticismo, molto più, io credo, addirittura dell'illuminismo e di tante altre stagioni intellettuali per le quali è più facile immaginare una traduzione politica, il romanticismo è, per uno storico, un grande appuntamento della politica. Cioè, com'è che queste persone hanno non solamente provato incessantemente, disperatamente, come Byron, come tanti altri, a trasformare se stessi, ma perché trasformando se stessi avevano anche voglia di trasformare gli altri e di trasformare il mondo intorno a sé. In qualche modo la fine di Byron rappresenta questo straordinario, come dire, incomprensione. Byron parte per la Grecia insieme ai suoi amici liberali italiani, arriva a Missolungi. Missolungi si trova in Epiro, in una parte bassa della Etolia, oggi forse,
che è un punto che nel 1824 è delicatissimo, perché è vero che la Grecia ha dichiarato la sua indipendenza già da 2 anni, ma è vero anche che l'impero ottomano tiene ancora sotto controllo quasi tutto, e in particolare proprio questa fascia dove era nato un po' dall'origine della rivoluzione greca, cioè la parte delle isole Ionie, quelle che erano state sotto Venezia, insomma quel mondo lì, e la costa dall'altra parte. Tant'è vero che ci sono poi i famosi massacri di Scio che determinano una sollevazione generale e uno sdegno totale dell'opinione pubblica europea. Lui va proprio lì a combattere, perché in quel momento quella zona dell'Epiro, dell'Etolia, è minacciata da un ritorno dei turchi, degli ottomani. Trova naturalmente, e si arrabbia molto, trova naturalmente che i greci lì, piuttosto che combattere gli ottomani, preferiscono litigare tra di loro, come normalmente accade spesso per i rivoluzionari. Quindi è mescolato a tutta una serie di cose, dopodiché si ammala forse di una malaria che aveva già contratto in Italia, forse di una malattia reumatica, insomma. Non muore gloriosamente Byron, muore gloriosamente perché muore sul fronte, diciamo. Muore a Missolungi, ma muore di una malattia, non combatte, non... però è là. E allora vedete questa incomprensione, perché talvolta il gesto eroico, quando è esibito, è più facile da ricordare. Quando in qualche modo è sotteso ad un'esistenza, non viene visto. Ma Byron è realmente, se stiamo a Nodier, un eroe, ed è anche un eroe romantico. Probabilmente non lo capirono, non l'avevano mai capito. Lord inglese, il cuore, molto romanticamente, il cuore rimane a Missolungi. Non so chi mi diceva oggi, forse che era stata lei, ma la salma viene riportata in Inghilterra, dove è sepolta. Al funerale di Byron, un funerale seguito, perché l'uomo era celeberrimo, amatissimo, che 2 generazioni l'avevano fatto ormai il loro mito, ci sono anche 47 carrozze listate a lutto, ferme. Sono le 47 carrozze dei 47 lord d'Inghilterra, vuote, perché i lord d'Inghilterra con questo gesto volevano esprimere l'ultimo shock, rancore verso uno di loro che non aveva mai voluto essere uno di loro. Grazie. Una bellissima conferenza. Sì. Spero che quando presenterà il suo libro, dovere, ormai è una tappa. Siamo, avete partecipato tutti insieme. Lo prenotiamo. Lo stiamo già aspettando. Come al solito, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, fare qualche domanda. C'è Nara. Diciamo quelli ufficiali, quelli che riusciamo a contare. Allora, le 2 figlie di cui stesso parlo molto spesso sono Ada, che è la figlia che lui ha dall'unico matrimonio, quello che lui ha con la Annabella, la matematica. Sì, la matematica. E poi il secondo, che ha invece da Augusta, la seconda, che è, a cui dà un bellissimo nome, Allegra, e che lui porta in Italia e che muore purtroppo piccolissima, nasce nel 17 e muore nel 21, 4-5 anni, in una di quelle febbre che allora si controllavano. Poi sicuramente c'è un aborto non facilmente, come dire, attribuibile con Teresa Guiccioli. C'era stata una prima figlia che era nata da un'altra relazione. Insomma, 2 sicuramente, detto così, è un mondo incerto.
No, un totale. È un totale. Della fame a fece qualche gesto politico anche a favore dei liberalisti. Lui fa tre discorsi solamente, poi dopo non ce lo fanno più andare, insomma lo lasciano un po' in disparte e un po' poi parte per l'Italia. Lui entra nella Camera nel 1811 e nel 15 è già praticamente con le valigie verso l'Italia. Nel frattempo ci ha messo di tutto, ripeto, scandali, amori di vario genere, orsi ha portati in giro per le strade di Roma. Quello che si ricorda più spesso è quello sul luddismo di cui ho parlato, gli altri due sono tutti contro, a vantaggio del liberalismo inglese, contro le tendenze fortemente conservatrici di quegli anni. Per non annoiarvi, l'Inghilterra di quegli anni è l'Inghilterra che sta combattendo Napoleone, quindi è un'Inghilterra che si sta, come dire, più attrezzando in senso conservatore. La vera Inghilterra liberale, quella che poi chiamiamo la grande stagione del liberalismo inglese, non lo devo dire a te che sai praticamente tutto, nasce, scherzo, ma nasce molti anni dopo, nasce dopo la morte di Castlereagh, nasce dopo Canning, e quindi siamo nel 1827, negli anni 30, un po' prima che la regina Vittoria arrivi al trono. Lì cominciamo ad avere il grande liberalismo inglese. Non che prima non ci siano dei grandi, Lord Holland, Lord Hobhouse, che sono questi suoi amici, anche loro nobili e che vanno girando un po' il mondo, ma non con la stessa sregolatezza, diciamo così, di Byron. Sono gli antesignani, gli avamposti di una civiltà liberale che l'Inghilterra degli anni 10 e 20 non conosce assolutamente. Poi sono anni delle guerre africane, insomma è un'Inghilterra molto più tradizionalista e chiusa in se stessa di quanto fosse stata anche prima nel 700 e di quanto sarà più tardi. Poi c'è una crisi dinastica perché c'è un re mezzo pazzo, una regina poi dopo un po' stravagante, insomma un momento in cui l'Inghilterra stringe i freni e questo rende anche più difficile la posizione di Byron. Sempre nell'ambito della cucina, magari per rompere il ghiaccio, è ovvio che questa è una generazione che sta tra due idee di rivoluzione, no? La rivoluzione francese e poi la rivoluzione borghese del 48. Che rapporto ha questa generazione, Byron in particolare, anche perché poi se lo ricordiamo in una determinata maniera lo ricordiamo come quello che sostiene la rivoluzione, in questo caso la morte in Grecia, una morte eroica, eccetera. Che rapporto, perché immagino sia un rapporto poliedrico con l'idea di rivoluzione. Cucina per cucina. Cucina per cucina. Per un verso si potrebbe dire che le rivoluzioni sono naturalmente attraenti per biografie di questo genere. Sono uomini che non stanno bene in un sistema strutturato, non stanno bene nelle eredità, diciamo. Cercano padri, ma appunto cercano, volendoli anche, se posso dire, scegliere, uccidere, scegliere, ma in ogni caso non... Sesto Lord Byron non ha grande interesse a sapere che cosa ha fatto e chi era il quinto Lord Byron, altri invece. Però sono rivoluzioni politiche, come tali incrociano, attirano, ma non sono mai integralmente la rivoluzione che hanno in testa questi personaggi. Byron innanzitutto poi è un uomo alla cui aristocrazia tiene enormemente, cioè lui è un, non è tanto che un pari d'Inghilterra, ma viene da una storia eccezionale. Il suo sangue è comunque un sangue eccezionale. Come gioca questa cosa? Come gioca, come tutti i personaggi di questo genere? Non vogliono trovare la conferma dove sarebbe facile, sono il sesto lord, c'è un quinto lord, c'è la camera dei pari,
e allora si inventano una autogenerazione di nobiltà. Questo lo fa anche uno che non era nobile come Napoleone, a cui si dice sempre che quando gli dicevano che aveva quella nobiltà che veniva dalla luce, a me non me ne importa niente, perché io sono come i fiumi di cui si conosce dove vanno a finire e non si sa da dove vengono. E questo è un primo tarlo. Il secondo tarlo di uomini come questi, adesso non lo so, visto che siamo così, essendo un poeta, è un po' alla Majakovskij, cioè è evidente che la rivoluzione la fa per cambiare tutto, non per cambiare solo un regime politico. Quindi bisogna essere sicuri che la rivoluzione sia la trasformazione delle libertà che nascono da noi stessi. E allora per questo le rivoluzioni devono essere il risultato di quell'attraversamento, di quella liberazione personale, a cui Byron sicuramente non giunge, che lui affida molto alla penna, affida anche a questa sua estroversione del gesto, e che forse ci ricorda i poeti rivoluzionari. Sì, questo potrebbe essere anche questa una cosa anche da andare un po' a capire meglio. Mazzini lo amò molto. Mazzini fece un bellissimo saggio su Goethe e Byron, in cui per lui Byron è molto meglio di Goethe. Non è che uno sta lì al mercato a dire chi è più bravo, chi non è bravo, però dire che uno è più bravo di Goethe, che era sicuro che era veramente molto 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 bravo, insomma. E bisogna capire meglio, perché i poeti rivoluzionari sono, diciamo così, un'esperienza interessante. Pasternak, Majakovskij, per esempio. No, io lo chiedevo soprattutto perché, diciamo, per in generale nel senso comune, la nascita delle nazioni non è un atto rivoluzionario, no. È quasi una noia mortale, no? Nasce una nazione, o anche come studiamo il risorgimento in Italia, che dà delle regole, che è impiantata in una determinata maniera, ma nel discorso che fai tu, ad esempio, mi viene in mente che la nazione cambia tutto come atto politico e quindi sostanzialmente rivoluzionario. Ma nessuno di loro, tranne naturalmente il cammino di Cavour, probabilmente no. Ma anche lui era un giovanotto, allora, appunto, anche Cavour. Quelle generazioni erano generazioni che cercavano il movimento. Quindi nessuno di loro aveva mai l'idea che la nazione era una cosa costrittiva. La nazione era una cosa, appunto, di movimento, tutti insieme, ci. Anche tutte le simbologie sono simbologie di sbagliato a volte pensare che la costruzione di una nazione, poi viene semmai dopo, cioè, le nazioni sono la nascita delle nazioni sono gesti nuovi, insomma. Poi era stata anche in qualche modo la stessa nazione francese, che pure aveva tanti secoli prima di storia. Ma questo è un fraintendimento più generale di che cos'è l'Ottocento, prima metà, insomma. Qui la cucina diventa una cucina di storici. Invece vorrei fare una domanda più semplice. Ci sono lettere di Byron che partono da Sorrento, testimoniali. Io non ho non c'è proprio niente che racconta di questo suo soggiorno sorrentino. No, abbiamo dei frammenti troppo incerti. Ora io non ne dubito, devo dire la verità, quindi non ne dubito, però noi non abbiamo. Lui ne parla pochissimo, non so se mi piace, se ne parla per niente, almeno non nelle lettere che ho già trovato, se ne possono trovare altre poi. Però ecco anche la datazione. Lui a Roma noi sappiamo quando ci è andato e sappiamo anche quando è ripartito da Roma, e io anche per avere un maggior, cioè un po' di spazio ci sta. Però i tempi di Roma sono brevissimi, quello che lui racconta di Roma è tantissimo. E lui, quando è vero che lui qualche volta scrive da un luogo ma in realtà sta in un altro, perché scrive dal luogo in cui semmai è tornato e sta scrivendo, non del luogo, non so se riesco a spiegare. Sì, non parla del luogo dove è. Per cui se lui è stato a Roma molto poco, lui a Roma ci sta meno di 3 settimane. Se lui in quelle 3 settimane, un mese, è riuscito anche a trovare il tempo di andare a Sorrento, e poi scrive da Roma
di Sorrento, ma non accade questo, in realtà noi potremmo dire che comunque c'è stato. Ma noi non abbiamo una cosa di questo genere. Quindi non esiste niente che possa... A mia conoscenza di suo no. Poi però ci sono racconti di altri che dicono, per esempio la amica che era legata a Shelley, che lo invita qua e che dice di averlo invitato. Quindi che ci siano delle tracce, non è che ci siamo completamente tutti inventati la presenza di... Perché a suo tempo c'è la presenza di Mary Shelley, esatto. Però forse dopo. Quindi la data non può che, la data non può che essere primavera del tardo inverno, primavera del 1818, perché quello è il pezzo in cui lui non sta a Venezia, l'unico pezzo in cui lui non sta a Venezia. E sta a Ferrara, a Roma e forse a Sorrento. Quindi non sono molti, il tempo è breve. In questo arco di tempo, Mary Shelley era qui a Sorrento, forse sì? Forse lo sapremo tra poco, perché avremo una conferenza su Mary Shelley. Una studiosa inglese che viene a parlare. Ma chi è? Passati... Perché le cronologie sono poco chiare e soprattutto, allora, se uno viene a Sorrento per il Tasso, come io immagino, per la bellezza dei luoghi, come è possibile, meno. Può essere che questa Sorrento in tanta opera non riemerge mai. Mentre di Ferrara, per esempio, sì, lui ritorna su questa cosa, Pisa, perché poi Sorrento dovrebbe essere un luogo di cui tu non dici su Napoli, no, di sicuro. Quindi anche questo passaggio, perché poi da Roma vieni a Sorrento e non passi per Napoli. Puoi venire via mare, quindi. Cioè. Puoi venire via mare, ma anche questa è una scelta però. Certo. Uno che è arrivato a Roma, Napoli nel 1818, è un posto, diciamo, piuttosto seguito. Che Mary Shelley c'è stata a Sorrento, c'è stata pure per parecchio tempo. Ne sapremo di più sì, al libro finito.